Russia e Ucraina continuano a rimpallarsi la responsabilità sui continui attacchi cominciati venerdì scorso contro la centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, occupata dai russi dall'inizio della guerra. Secondo Igor Konashenkov, portavoce del Ministero russo della Difesa, l'attacco di ieri all'impianto di Zaporizhia è stato messo a segno dalla 44esima Brigata di Artiglieria ucraina e ha danneggiato le linee elettriche ad alta tensione, costringendo la struttura a ridurre la potenza dei reattori per precauzione. Il Cremlino ha poi dichiarato che la centrale funziona normalmente e che le forze ucraine hanno commesso un atto di terrorismo nucleare. Kiev invece sostiene che sono stati i russi ad attaccare la centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d'Europa, ed ha chiesto la smilitarizzazione dell'area dove i recenti bombardamenti hanno innescato i timori di una fuga radioattiva. Qualsiasi attacco ad una centrale nucleare suicida, ha avvertito il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, il quale ha chiesto di sospendere i bombardamenti e l'urgenza di garantire l'accesso degli ispettori internazionali della IEA a Zaporizhia. Mosca ha dichiarato di essere pronta a far entrare gli osservatori nella centrale nucleare mentre continua a bombardare il territorio ucraino. Due civili sono morti in un attacco a Kharkiv. Ieri 5 morti e 17 feriti nella regione orientale del Donetsk. Le forze ucraine nella notte hanno bombardato un altro ponte strategico a Kherson occupata dai russi. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev oggi ha ribadito che la Russia sta conducendo un'operazione militare speciale in Ucraina e cerca di stabilire la pace alle proprie condizioni e non a quelle che i nostri ex partner internazionali cercano di imporci.